In questo episodio parliamo della polpetta e del verme, ovvero dell'insegna della NASA. L'insegna della NASA è diventata un simbolo non solo di questa agenzia spaziale fondata nel 1958, ma anche forse un po' di tutte le attività spaziali. L'insegna più famosa è quella che viene chiamata familiarmente la polpetta, meatball in inglese, e venne proposta, disegnata nel 1959, quindi un anno dopo la costituzione della NASA, da James Modarelli del Lewis Research Center della NASA, oggi Glenn Research Center della NASA nell'Ohio. È costituita da un disco blu con una serie di puntini bianchi sullo sfondo che rappresentano lo spazio, con la scritta NASA a caratteri maiuscoli bianchi al centro, un profilo rosso che ricorda una V piegata orizzontalmente, che assomiglia anche un po' alla forma della costellazione di Andromeda e che rappresenta un profilo aerodinamico per richiamare gli interessi anche di ricerca aerodinamica e aeronautica della NASA. E infine, sempre nella parte centrale dello sfondo blu, c'è una circonferenza bianca con un puntino bianco un po' più grande che rappresenta un satellite in orbita. Ma nel 1974 si decise di modernizzare questa insegna, progettandone un'altra un po' più in linea con i tempi, che è stata chiamata familiarmente il worm, cioè il verme. Si tratta di un logotipo, cioè di una scritta rossa, la scritta NASA in rossa a caratteri maiuscoli, in cui i vertici delle lettere sono arrotondati e manca il trattino orizzontale nella lettera A. Questa insegna, questo logotipo per la precisione, entrò in servizio nel 1975 e fu ritirato nel 1992 ed è diventato famoso, il veicolo spaziale più famoso su cui è ancora visibile questo logotipo è il telescopio spaziale Hubble. Se guardate un po' di foto di questo telescopio prima del lancio, magari anche nelle missioni di manutenzione del telescopio spaziale, potrete vedere il worm logo come veniva cambiato. Ma dicevo, dal 1992 è stato tolto dal servizio, è ancora utilizzato per ragioni storiche o magari per fare del merchandising autorizzato dalla NASA. Ma la polpetta originaria, la meatball blu, che è diventata un simbolo anche dell'esplorazione spaziale, è ancora l'insegna ufficiale della NASA. Anche per questo episodio abbiamo terminato, vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.